E guattai a tutti ciurma e benvenuti ragiogherini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto. E per quanto riguarda allora i commenti sotto all'ultimo video, leggerei quello che mi ha scritto Gabri, che scrive: ti seguo da poco e sei molto brava, ho scoperto il canale grazie a questa serie. Allora intanto Gabri, grazie mille per avermi dato fiducia ed esserti quindi iscritto al mio canale grazie a questa serie, grazie davvero. E poi ci parla di una curiosità, perché scrive: comunque all'inizio del video la frase che dice Ellie, intendo lucciole vere, in italiano non ha senso, ma lì si capisce, giocando con le parole in inglese, perché le luci in lingua originale si chiamano lucciole, fireflies. Quindi praticamente questo ragazzi è un tipico esempio di come a volte cose tradotte nella nostra lingua non praticamente rendano lo stesso modo, perché ci sono giochi di parole in altre lingue che non possono effettivamente essere tradotti cioè ed avere perlomeno quel senso di gioco di parole che c'è nell'altra lingua, nella nostra lingua, insomma un bel casino. Comunque grazie Gabri per questa curiosità. Dunque la volta scorsa ragazzi ci eravamo lasciati qui assieme a Billy il Bello e assieme alla piccola Ellie come sempre che ci rompe le scatole. Il nostro obiettivo attuale è quello di recuperare la batteria dal camion che sta laggiù, e Billy poco fa giustamente ci ha tenuto a farmi presente il fatto che qua intorno purtroppo è tipo pieno zeppo, ma per dire pieno zeppo ragazzi intendo proprio pieno zeppo di questi maledetti puzzolenti. Quindi direi che sarebbe proprio il caso di fare attenzione, anche se sinceramente è davvero difficile ragazzi, non vorrei dire, ma la cosa sembrerebbe potermi mettere abbastanza in difficoltà, quindi cercherò di fare tutta l'attenzione possibile. Intanto ringrazio chi sempre nei commenti mi scrive, comunque ti lasci troppi oggetti indietro, guardati più intorno. Vi giuro ragazzi che cerco di fare del mio meglio per cercare di non perdere nulla. Considerate che magari a volte quando sono in fase di editing magari qualcosina ragazzi che ritengo superfluo al video lo taglio via, quindi può anche succedere che a volte qualche pezzo in cui raccolgo oggetti all'interno di edifici sia praticamente tagliato via, proprio onde evitare di rendere il video fin troppo noioso. Per cui allora nel frattempo io continuerei ad avanzare in maniera estremamente silenziosa di qua, anche se non so se è la direzione giusta, ma dovrebbe essere la direzione giusta chiaramente. Quindi cerchiamo di... oh cazzo no, mo stava a dire cerchiamo di non farci beccare. Sono riuscita ad evitare tipo 4 o 5 di questi schifosi. Eccala. Vabbè, oddio, minchia. Se ho manco pure, andiamo proprio bene. Aspetta, arrivo, arrivo. Billy, ci penso io. Oddio, mo regà, è un guaio. A pugni, a mani nude. A mani nude, non me toccate, bastardi, che non siete altri. Minchia, a cazzottoni, regà. A cazzottoni, dai e Billy, 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 dacci dentro, accoppalo, accoppalo, accoppalo fin quando è per terra. Dai Billy, così, così, in testa, diritto, così, va. A quanto pare ragazzi per me la soluzione stealth non è quella migliore. Quella che mi viene sempre meglio è proprio questa qua dell'accopparli proprio alla grandissima, cioè come se non ci fosse un domani, quindi... corri a lì, corri! Oh porco di... vabbè raga, ma da dove... ma dove cazzo stavate nascosti? Ma... Billy! Vieni a dare una mano, pure tu l'anima degli mortacci tua, dove sta lo stronzo? Io non c'ho... vabbè! Continuano a sbucarne uno appresso all'altro! Billy, dai il colpo di grazia! Dai, è il corpo di grazia, Billy! Dove cazzo è Billy? Minchia, mo che ho becco lo pesto, raga. Che cosa stai facendo? Fatti valere a mani nude come Joel, che ormai c'ha le mani d'amianto. No! Vai, via. Oh, ecco. È stato più semplice cavolo di quanto pensassi. Devono essersi rifugiati da qualche altra parte. Non sfidiamo la fortuna. Come entriamo? Billy, vuoi che ti ci mandi? È stato più semplice di quello che pensassi. Te devo far vedere le mie mani. In che condizioni ce le ho ridotte. Sì che ce l'ho d'acciaio, ma fino a un certo punto, figlio mio, eh. Dico io, no, la terra fa pure te. Se mi aiuti a salire la spingo giù. Ok, sì. Cioè penso io, dammi solo un secondo, anche se qua intorno non ci dovrebbe stare una ceppa. Ok, va bene. Forza Ellie, tocca a te, dai è bella. Forza.
Op op op. E op 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 op. Non farti ammazzare lassù. Grazie, Bill. Wow, che consiglio spassionato. Senza la tua saggezza, Billy, saremmo veramente perduti. Che cosa potremmo mai fare senza di te? Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Ok, adesso troviamo il modo. Però calmate. C'è tutta questa agitazione perché... Stanno arrivando. Più in fretta. Okay. Vabbè, c'è uno. Andiamo veloci. Prendiamo la batteria. Sì. E ci leviamo dalle boccate. Ma dov'è Ellie? Che cosa sta per facendo? Prendere la batteria. Forza, Bill! Lo so, dai, è Bill. Oh, ecco. Ce l'ho. Muovite, Joel, che cazzo fai? Joel, porco dici, che fai? Oh! Potrebbe qualcuno spiegarmi per favore cos'è successo? Billy, vaffanculo, va! Faccio io, guarda, stavolta! Non reggerà a lungo! Mamma mia, oh! Detta pareva, calla! Togliti di dosso, non ti azzardare a toccarmi perché sennò te spacco quella faccia, ragazzi, che te li trovi, sì, asciò! Oh, appena volta! Billy che fa qualcosa di utile, che strano! Mi pare una cosa facile. Non è mai facile. Tutto, in questo mondo di merda, nulla è mai facile. Ha appena aperto il cofano. Cosa? È vuoto, cazzo! Ragazzi! Dove andiamo? No, vabbè, dai! Ovunque, ma non qui. Muoviamo il cofano, forza! Non ci sto a credere, ragazzi. Cioè, fatemi capire bene. Noi abbiamo fatto un macello. Letteralmente un macello. Premo. Uscire dal retro. Voi due, seguitemi. Accomodati. Con calma. No, non ti preoccupare, guarda, te lascio la rogna a te. E vaffanculo. A mani. Oddio, il trigger no. Il trigger no. Lo so, Bill, te me lasciate una merda. Poco fa te lo devo ricordare. Oh, porco Dio. Ah! Sa proprio che oggi non è tanto giornata. O sbaglio. Non credo di sbagliare. Mi posso fabbricare, no, un'arma corpo a corpo. Vi fabbrico una molotov. Vi do a tutti fuoco. Perché mi avete rotto tipo tre quarti de e minchia. Tre quarti de e minchia. Perché adesso non sono arrivati tipo correndo come animali da fare schifo? Va bene, guarda, cioè per me è meglio, per l'amore del cielo. Cioè, dovreste capire male. No, la molotov. Se andate a prendere fuoco, mi fate un gran favore, comunque. A prescindere dal resto. Sì, non hanno preso tutti fuoco, chiaramente. Se facessi così anche adesso? Cioè, di regola dovresti prendere fuoco. Perché non prende fuoco? Perché si aggira sulle fiamme? Ah, ok, bene. Bene, urla pure, pezza di merda, urla. Non fai pena a nessuno, non ti preoccupa. Allora, state buoni, fermi. Fatemi fabbricare un altro kit medico. Che quasi la vedo abbastanza complicata. Che dramma, ragazzi. Cioè, noi siamo arrivati fino a qua. Abbiamo fatto un macello della miseria. E non c'era manco quello che ci serviva. Cioè, io come me dovrei sentire, ragazzi? Mi sono spappolato le nocche per arrivare fino a qua. E non c'era quello che ci serviva. Le cose belle della vita. Della vita in questo mondo di merda. Veramente stupendo tutto. Cerchiamo di evitare il più possibile, se possibile, questa gentaccia di cacca. Aiuto. Sentite, regà. Ah, questo non gli è giunto il suono. Come sono così delicati. Ma qua devi venire a romper cazzo. E vattene a fan... Vabbè, raga. Io veramente posso dire no comment. Posso dire no comment, sì. È un
un incubo. C'è un incubo costante, continuo. Bill, sparagli, porco. Oggi è abbastanza scandalosa, ragazzi, la situazione, posso dirlo? Scandola. Prendiamo la mazza, finalmente è una cosa buona. Dio santo, è possibile che ce ne sono sempre... Se possiamo passare dal corridoio. Così tanti dappertutto, è un incubo. Proprio lì in mezzo devo passare, proprio in mezzo alla merda devo passare, va bene. Cazzo urlate. Vabbè, ciao regà, ciao. Sì, vabbè, vabbè, poi tra l'altro con la mira di merda che mi ritrovo. Uno, due, ce n'ho pure per te. Mi aiutate? Grazie. Mi pareste in gran favore. Che cazzo. Oh! È merda, sì. Mi ritrovo sempre io nella merda. Altro che merda te. Che dici merda te? Madonna santa, continuo a prendere medikit come se non ci fosse un domani. Che palle. Oh, andiamo, va. Aiutami ad aprirla. Pronto. Scommetto che la situa qui sarà ancora peggiore di quella di prima. So perché. Forza. Ne arrivano altri. Chiudi. Non li tratterrà a lungo. Mi piace questo suono. Oh no. Che cazzo è? Oddio! Oddio! Ellie, riparati! Ci penso io. Ma perché mi lancia la merda? Perché mi devi lanciare la merda? Lo sai che maleducato e scostumato a lanciare la merda alla gente? Oddio! E questi da dove sono usciti? Ellie, stai lontano! Oddio, oddio! Minchia, lancia merda come se non ci fosse un domani! Aiuto! Cazzo, muovite, Joel! Sta esplodendo, che schifo! Ah, tu sorella, non l'avevo visto, pensavo... Sally! Sto soffrendo ancora per Joel. Joel, ti chiedo scusa, ma capirai che la situazione è alquanto complicata. Ok, dai, e Billy, su, dobbiamo collaborare, figlio mio, perché sennò qua non ne usciamo vivi, veramente, dico. Spara, e... Oggi è triste la questione, raga. Ma proprio triste. Ma proprio triste. E dai, e continua a lanciare merda. Billy, scusa, sei in traiettoria. Si è autointossicato. Ti piace la tua puzza? Ma perché? Perché ce ne vanno sempre quelli grossi e grassi? Va giù, va giù. Va giù. Continua a ripetere che oggi è triste per davvero, ragazzi. Cioè, dico io, no? Già mi mandate uno stronzo che lancia merda che pesa 200 kg. Ma perché mi dovete rompere i maroni pure con l'altra gente, dico io? Vabbè, sì, tutte e due nella merda. Cioè, raga, pure io devo pensare un po' a me, eh. Cioè, vedete che sto coso mi sta a seguire a me. Questi... Oddio! Questi si preoccupano. Le due scemetti che li aggrediscono. Dio santo. Dai, è Billy, però. Cioè, sei un uomo grande e grosso. Fatte valere pure te, no? Ci prova. Ce la farò? Oddio, è esploso. Ah, no, non è ancora esploso. Scusa, scusa. Ma tanta la fine che devi fare è quella, non te crede. E continua. Sto per morire. Sto per morire. Insomma, devo curare tipo adesso. Scusa, zio. Non mi hai rotto i coglioni. Certo, sì. Io non ho parole. Non ho parole. Oggi la situazione è così greve. Così greve, proprio greve. Oh. Oddio, che fa? Esplode questo? Ecco. No. Vabbè. Cos'è successo a quel gigante? È infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo bloater. Bloater. Ok, capito. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire di qui? Per favore. Comunque, qualcuno di voi ha scritto che probabilmente... Dammi una spinta, Joel. Sì, in seco... io devo spingere sempre tutti. Chi mi spinge? A me? Ma io no, so. Oh. Dicevo, qualcuno di voi ha scritto che probabilmente il doppiatore di Bill è Claudio Moneta, credo abbia scritto. Ed è lo stesso doppiatore, ragazzi, di Severus Piton nel...
primissimo Harry Potter su PS1. Non so se voi l'avete giocato e ve lo ricordate, ma se non sbaglio il doppiatore è quello con quella voce, è famosissima. Andiamo, ragazzi. Chiaramente. Eh sì, certo, andiamo. Io rimango sempre, sempre giù. Sempre io a tirare su gli altri. Chi mi tira su a me? Vabbè, ma allora ma... Ah, ferme. Venite qua, regà, che mi fate un favore. Venite qua, per favore. Venite qua, di qua. Ok, uno almeno è saltato in aria. La mazza penso... Ok. Mi è bastata. Ottimo. Come odio quei cosi. Adesso che ho le mani ricoperte di cervella, mi potete tirare su? Sì. Sì, proprio fregati. Sempre io nella merda, continuo a ripeterlo. Questa sarà una costante in questa serie. Joel, la merda. Io sempre nella merda. Immerso nella merda. Sguazzo nella merda. Il concetto è quello. Oh shit. Allora, sapete che... Se corre è porco di... vabbè. Ecco, vedete? Come sempre, la sfida è sempre quella. Sempre io. Sempre io. Non t'azzarda a mordermi le chiappe che ti scureggio in faccia. Entrate in casa subito. Beh, è andata benone. Ok, vado e controllo questa parte di casa. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre, dia Tesca e può prendere questo lavoro. Non mettere in mezzo Tesca. Questo non ha niente a che... Oh, Cristo. Conoscevi questo tipo? Frank. E che cazzo è? Perché c'è sempre un Frank? Era il mio compagno. L'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Ha dei morsi. Qui. E... Ok. Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già, penso di no. Beh, si fotta. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Come fa a sapere che c'è? È la mia batteria. È la mia batteria. Ah, era stato il suo amico. Vieni fuori. A prenderla. Vieni fuori. Ok, Dio. Però la scarica. Batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. Ok. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B? Questo è il migliore al momento. Ok. Che ne pensi? Che non abbiamo altra scelta. Penso che tu guidi e noi spingiamo. Ok, bisogna farla partire, regà, spinta. Cioè, top! Altra roba mia. Vabbè, Bill, Billy Bell, cioè dovrei... Non eri tipo... Allora? Triste un attimo fa? A quanto pa... Buona idea. Dimmi quando vuoi finire questa storia. Ti farò un urlo. Sì, dammi solo un attimo, ammazza, guarda quanta roba. Che faccio? Me la faccio scappare tutta sta robetta. Prendiamo tutto. Cioè, ma per di tutto, intendo proprio tutto. Cioè, tutto, qualsiasi cosa che è qui. Dimmi che era lettera di Frank, lettera d'addio, leggiamo. Beh, Bill, dubito che leggerai mai questo biglietto. So che avevi troppa paura per arrivare in questa parte della città. Ma se per qualche ragione l'avessi fatto, voglio che tu sappia che ti ho sempre detestato. Parole belle in punto di morte. Mi ero stufato di questa città di merda e del tuo modo di fare abitudinario. Volevo di più dalla vita e tu non l'hai mai capito. E quella stupida batteria di cui continui a frignare, ce l'ho io. Ma immagino che avessi ragione. Forse, se lascerò questa città, rimarrò ucciso. Beh, sempre meglio che passare un'altra giornata con te. Penso, se dovessi voler essere un pochettino negativi, gliela dovrei far leggere.
Visto che lui si è commosso, evidentemente ci teneva a sto tizio, però evidentemente non si sopportavano più, raga. O perlomeno era Frank che non sopportava più Billy. Billy il bello, insopportabile pure per sua madre. Va bene, pronto. Aspetta, fammi fabbricare qualcosina, se posso fabbricare qualcosina. Ok, vabbè, allora per ora Va lasciamo bene, perdere, Linda. spingiamo. Ci siamo. Ok, mettilo in prima. Già fatto. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento. So come si lascia la frizione. Come diavolo? Oddio, che c'era Non qua? mi interessa! Non fare Oh, che cazzate! c'era nella Ok, Ellie, borsa? stai pronta? Cazzo! Che c'era nella borsa? Non pensavo ci fosse altro nella borsa. Che palle. Ora! Schiaccia ora! Schiaccia! Ok. Questi mi faranno comodo. Ehi! Bel lavoro, ragazzina! Bill, non sei d'aiuto. Ellie, dobbiamo riprovare. Aspetta, Resta aspetta, concentrata. aspetta. Giungiamo alla collina Andiamo. alla fine della strada. Via. Dobbiamo Spingi, arrivare spingi, alla collina. spingi. Dobbiamo solo superare la cima. Vabbè però, regà, cioè. Oh, però. Vabbè, no. Ciao, ciaone, ciaone, ciaone. Mo' mi avete rotto i coglioni. Siamo a posto. Torniamo al camion. Perché deve essere. Oh, che cazzo. Perché. A parte che non è un camion. Dobbiamo Ma perché andare deve essere veloce. sempre. Sempre un cazzo Continua a di spingere. incubo? Continua Spingo, a spingere. spingo. Dai, che siamo un po' in discesa, dai. Ciao. Destra. Dai, abbiamo poco tempo, torniamo a Dai. spingere. Spingi di qua, spingi di là. Certo, io che sono sempre nella merda non ce l'ho rovinata la giornata, no. Assolutamente no. Cazzo, muoviti. Cioè, no, vabbè, ma quanti perché? Che odio quando succede questo. Quello che stavo dicendo, a te ti sei rovinata la giornata, non a me, che sto sempre nella merda, vivo immerso nella merda. A me no, assolutamente. Senti, pure tu vattene a piander più. Ma posso cambiare a... Che cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Voglio... Ok, devo per forza fare questo per scambiare l'arma, va benissimo. Aspetta, aspetta. Raggiungiamo la collina. Oh. Prendi, che fai? Molli qua. Aspetta un attimo, zio. Fammi ricaricare perché qua se no la situazione è sempre greve. Scusa, 2 secondi. Ok, a posto. Andiamo, va. Ok, Ellie, stai pronta? Pronta, Via! Forza, Ok, Ellie, forza, forza! metti in moto! Dai, approfitta! Sentito che roba, Bill? Sì! Beh, significa che l'hanno sentito anche gli infetti. Saliamo sul camion! Già, infatti sono lì che ci aspettano. Via. Via, vai lì, accelera. Ciao, ragazzi. Non è stato un piacere. E brava Ellie, che ha fatta partire a spinta. Ok, qui va bene. Ferma. Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Ah sì. Voi non ce la farete. Oh. Ottimismo, come al solito, il profumo della vita. Grazie, Tieni. Billy. Te voglio bene Che pure cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. io. Ah. Grazie. Ehi, Bill, riguardo al tuo amico. È difficile. E io. Siamo pari? Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. Dai, lo so che in fondo mi vuoi bene. Dai, perché anche io te ne voglio. Solo che non c'è la forza e il coraggio di dirlo. Perché fai sempre il duro. Ma te voglio bene, Billy il bello. Mi ricorderò di te. Grazie. Per questa meravigliosa avventura insieme. Grazie.
posso... Che? Non dovevi dormire. Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere, c'è solo un problema. Guarda qui, continua, puntini. Odio la suspense. Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill. C'erano un sacco di cose sparse. Vabbè, dai già. Cos'altro hai preso? Beh... Tieni, non ti fa venire nostalgia? Ehi, ma questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male. Minchia, regà. Le cassette. Meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Mm-hmm. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini. Come... Diego lo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via. Tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Ti sto solo prendendo in giro. Ciao, ciao, amico! Sai una cosa? Non è male per niente. Perché non provi a dormire? Non sono stanca. Ecco. E te pareva. E adesso? Fanculo. Hanno fatto troppo figo Joel, raga. Cioè... proprio cazzuto. Andiamo ad aiutarlo? Allaccia la cintura, Ellie. Ma scusa, è quel tizio? Non è neanche ferito. Allora scendi, in fretta. Vieni qua, ti guarda. Vabbè, oh. Oddio, oddio, oh. Piano, animale. Oddio. Oddio. No, 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 cioè non me puoi dire che si sta a scaricare una situazione del genere. Minchiate gonfio, figlio di... Ecco. Così impari a giocare con Joel, figlio di... Come cazzo ti permetti? Pezzo di merda. C'è una ragazzina, ma non te vergogni, fai schifo al cazzo, fai schifo. Forza. Prendi fiato. Ce ne andiamo. Vabbè, madonna santa. Sta giù! Questo è un guaio, raga. Direi di usare... Potremmo usare anche questo, perché no? Ah, devo ripremerlo. Devo premerlo. Ok. Cambiamo arma. Anche se questo appunto non è tanto da lutta. Pensavo di averlo ucciso, sinceramente. Se non sei morto adesso, sei Gesù Cristo, figlio mio. Va bene. Non ci prova. Non ci pensa proprio, guarda, amico. Anzi, piuttosto muori. Oddio. Oh, quanti cazzo siete, ragazzi. Oddio, fin troppi. Ellie fa qualcosa. Oddio, che vuole fare Ellie, poverina. Ai. Almeno questi non mi possono mordere, sti bastardi schifosi. Sentite, raga, con un colpo del genere. Ciaone. State buoni, state fermi.
L'ansia di vivere. Questo gioco dovevano chiamarlo così. State buone e state fermi. State buone e state fermi perché devo vedere dove state. Hai fatto il tuo dovere, Ellie. Non ti preoccupare. Tu non ti preoccupare di niente, capito? Perché stai facendo solo le cose come devi fare. Oh, allora, colpi. Qui c'è un altro porro sportello. Oh, cazzo, mi ha visto. Va bene. Lui è qua giù. Piano, ok. Piano con la mira. Se miro più con calma, chiaramente posso essere un pelino più precisa. Quanti altri ce ne devono stare, me lo dite? Oddio, oh cazzo. Dove sei uscito? Pure te? Te vedo. Mamma mia. Dammi un attimo, fratello. Aspetta, sei morto o sei vivo? Ah, sei vivo, ok. A volte pure se gli spari in testa, questi non muoiono. Ok. Colpi non se ne parla, ripeto, siete venuti armati fino ai denti, manco un colpo. Credo okay. Che fosse l'ultimo. Tutto ok? Sì, credo di sì. Bene, ok, allora dobbiamo uscire di qui. Sai come funziona. Guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci può servire. Ok. Ricevuto. Intanto faccio questo, il kit medico me lo so fatto e questo è al massimo. Vabbè, nel senso la vita adesso è al massimo. Qualcos'altro di utile? No, ragazzi. Ma anche no. Manca a pagarla a peso d'oro. Va bene, allora, qua dentro dovremmo aver finito, ragazzi. Io non capisco perché la gente debba rompere il cazzo, come sempre fa l'essere umano in sta vita. Noi stavamo tanto bello andando per i fattacci nostri. Deve essere una via d'uscita migliore. No, ve lo scordate a farvi la gitarella, perché noi ve vogliamo rompere i maronzi. Giusto così. No, ancora niente, Ellie. Cosa vuoi che veda? Dammi un attimo, no? Non si può tornare indietro di qua. Ok, allora dovremmo passare da qui probabilmente. Magari c'è una via d'uscita di qua. Allora apriamo, prendiamo. E qua un bel cassetto che... alcol. Ma qua non possiamo andare. Posso alzare questa? Mamma mia, con che forza erculea. Ragazzi, io non ho idea di quanto possa pesare una saracinesca del genere, ma... qualcosa per tenerla aperta. O magari resto così per sempre. Tutto può essere. Sto per crollare, cioè. Non so se lei quanto pesa sto coso. Lo sta tenendo lei, oddio, come fa? Ok, via il piede, non fate casino. Ok, ce l'ho. Piano, attenta ai dita. Se non vuoi dire ciao alle tue unghie. Ecco fatto. Oh. Guarda. Attrezzi livello 2 acquisiti. Cacciatori di merda. Avremmo potuto essere noi. Ma dai. Ma che vuole sta gente? Un sacco di gente non ce l'ha fatta. No. Non sapevo che saremmo dovuti tornare indietro. Quella è? Ah, fumogeno, ottimo. Il fumo ostruisce il campo visivo dei nemici. Benissimo. Siamo sopravvissuti. A malapena. Avanti, usciamo di qui. Va bene. Il biglietto cosa dice? Elenco dei turisti? What the fuck? Ah, cioè quello che raccoglievano da gente. Bella roba. Ok, pure qua c'è un bel po' di robetta. Prendiamo tutto e andiamo. Ma perché deve essere così difficile vivere? Che cosa? Di cosa? Dell'imboscata. Ormai. Mi sono schierato da entrambe le parti. Ah. Quindi sa un po'. Uccidi un sacco di innocenti. Lo prenderò per un sì. Sa come funziona la cosa, diciamo così. Cioè sanno magari come avvicinare la gente. Ecco perché lo sapeva. Allora, prima un'occhiatina qua dentro. Armadietto. Colpi. Eppure qui deve essere roba. Dove dormono quegli stronzi. Dove dormivano. Dove dormivano. Esatto, lo stavo per dire. Altra robetta. E tra l'altro posso aumentare la mia salute massima e direi di farlo. Quindi su così. Ottimo. Di qua c'è altro? Pare di no. Bello schifo. Aspetta, è lì. Che c'è stava pure sta porta. Ah, vabbè, li hanno uccisi per puro divertimento in pratica. Davvero ottimo. Continuiamo a vedere quanto può far schifo l'essere umano. Allora, nel frattempo però, vediamo un po'. Velocità di ricarica del fucile, ragazzi, direi assolutamente. Velocità di fuoco del fucile, assolutamente. E miglioriamo anche il rinculo sempre del fucile. Benissimo così. Vado, Ellie. Bene.
Ecco il ponte. La nostra via d'uscita da qui. Come ehi, al Ellie. Solito. Rallenta. Aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Ok. Ok. Fa tanto il duro, però è premuroso. Ok. Vasetto di fiori. Robetta utile. E andiamo. Dicevo, sempre posti facili da raggiungere, chiaramente. Tu sei riuscito. Oh, è riuscito a fischiare. Perfetto. Un altro modo per farmi impazzire. Oh, che tenero. Quando ci si entusiasma con veramente poco. A sto posto. Che cosa è successo? Che vuoi che ne sappia, Ellie? Cioè, tutto il mondo è una merda, Ne... Cosa sta? Non lo so. Ellie sta giù. Dove hai imparato a sparare? Nasconditi, Ellie. Ah, no, che scambio. Avevi tutto un gregge davanti e non ne hai colpito uno. Che cazzo sono quelli? Dovrebbero essere qui. Sono allo svincolo dell'autostrada. È una miniera, fortunati bastardi. Una miniera! C'è qualcosa da recuperare mentre aspettiamo. Non è che potete appunto proseguire senza che ci rompiamo le palle a vicenda. Io sarei super d'accordo. Laggiù ho visto qualcosa. Occhio amico. Hai visto sto cazzo, hai visto. Turista! Turista, perché cazzo mi chiami turista? Bello di casa. E tu vieni qua e osi... No, dove ho lasciato la mazza? Dov'è? Dov'è il bastardo? Dov'è il bastardo che lo prendo a legnate? Dov'è? Mi ha lanciato una molotov, sta animale, dov'è? Ah, sei qua, eh? Vieni qua, figlio di una grandissima... Buona donna! Madonna santa! Che cazzo hai usato? Usiamo uno di questi. Curiamoci un po'. Che altro mi posso fabbricare? Io direi un altro kit medico che non sono mai abbastanza. Vabbè, niente. Allora, qua intorno... Okay. Cerchiamo di non c'è altro. Pronti? Lo sai qual è il colmo per un fornaio? Doversi guadagnare pane. Ma che cos'è? Barzellette. Morti da ridere, volume 2. Andiamo avanti. Non c'ho a Molotov, se no gli davo fuoco. Che aveva due sorelle. La minore si chiamava Small. La maggiore, Large. Ah. L'altro giorno il mio professore di diritto mi ha guardato storto. Ah. Senti, Ellie, non mi fa parlare, che la situazione già era abbastanza drammatica, mo ci vuole, altro che sdrammatizziamo. Stai rendendo le cose molto più complicate, te lo dico. Ci arriveremo. Come al solito, mai posti semplici da raggiungere, non è la panetteria dietro l'angolo. Uno il day before we start, quindi mo... certo. Questo posto è abbandonato. Andiamo, ma... Come un po' tutto il mondo, guarda. Ancora? Sì, Eden. Ma fa silenzio mentre attraversiamo questa zona, ok? Che cazzo. Quanti sono? 36, li ho contati io stesso. 36! Ma l'ultima volta erano 37! Ok, sono di qua. Intanto questi li raccolgo. Ok, questo pure mi serve. Scusate ragazzi, ma pure io ho bisogno un pochettino di materiale. La vita qua fuori è difficile, è un mondo difficile. Va bene, riusciremo ad uscire. Porca merda. Stavo giusto per dire, riusciremo ad uscire senza farci beccare. Quello stavo dicendo, giusto quello stavo dicendo. Sì, scusate, raga. No, mo basta. Ma perché ogni stracazzo di volta che cerco di fare qualcosa di stealth le cose mi vanno di merda? Perché ogni stracazzo di volta? Niente, non sono proprio destinata, raga, a fare cose stealth. Io mi dispiace, io vi avevo avvisati, eh. Solo che manco posso stare a sparare di continuo. Manco fossi Rambo. Dio santissimo. Senti, zio. Bel guaio di merda, ragazzi. Va bene. Immagino dover entrare di qua. Io vado, signori, voi come al solito non vi preoccupate. Fate bene amati i cazzi vostri. So de sotto, so de sopra, so de lato, so dappertutto. Boom, bitch. Ok, oddio. Fermete.
Ok, ecco perché mi piace il fucile a pompa. Da vicino è letteralmente micidiale. Basta un colpo e ti spappola cervello e tutto. Sempre se miri decentemente, cosa che io non faccio, quindi. Scusa zio, il tempo per carica, perdonami. E vabbè, chi altro? Chi altro? Non c'è prova? Faccio prima a fa così, scusate. Vabbè, oh! Oh! E che rottura di maroni! Mica così, regà. È greve papà la situa, eh. La mazza, c'era la mazza, c'era la mazza, c'era la mazza, c'era la mazza. Intanto l'altro mi sta ammazzando. Chiaramente. Scusa zio. Non è possibile tutto questo, veramente non è possibile. Io mo ne ho i coglioni sfracellati, va bene? Ce li ho letteralmente sfracellati, ragazzi. Al che io faccio così, guarda. Uno. Due. Chi altro ne vuole? Dove cazzo vai te? Ehi! Ehi, 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 ehi! Ok. Tre. Ma dai, davvero? Chi l'avrebbe mai detto? Già sto per morire di nuovo, porco. Cioè, raga, ma vi sembra normale mettere tutti questi fottutissimi nemici? Dappertutto, dico io, dappertutto li hanno messi. Vabbè. Comunque è tutto assurdo, cioè scusate, ma è veramente assurdo che un posto sia così pieno di merda. One eternity later. Dopo 20 anni siamo riusciti finalmente a farli fuori tutti. Guardiamoci bene intorno, raccogliamo tutto quello che c'è qua in giro di utile, chiaramente. Grazie. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Ah, grazie. Ah, pure lei raccoglie robe. Davvero splendido. Posso fabbricarne uno adesso. Ecco fatto. Possiamo aprire qua. Direi di aprire. Ok, ecco fatto. Il punto adesso è capire dove devo andare. Manca il tempo da arrivare. Oh. Manca il tempo da arrivare. Grazie, zio. Davvero. Sì, sì. Ai confini dell'universo e ritorno, resisti e sopravvivi. Scusa? Beh. Savage Starlight. Sai quel fumetto che leggevo? Lo dice l'eroe dopo una battaglia. Resisti e vinci? Sì. Ok. Roba seria. Ok, adesso possiamo stare abbastanza tranquilli? No, perché c'è oggi... oggi c'è... ce l'hanno fatta sudare non poco, eh. Oggi è stata proprio seria la questione, ma veramente molto molto seria. Potete vedere un po' pure qua intorno. Mica, ragazzi, i posti sono veramente giganti. Come sempre mi perdo. One eternity later. Ok, vediamo se è di qua che devo venire. Dice uscita, quindi probabilmente sì. Ok. Oh, è stata lunga, ma ce l'avevamo fatta. Mamma mia, che parto, ragazzi. Vediamo un pochettino dove ci porta sta strada. Cavolo. Bisogna essere pazzi per appendere dei soldati. Chi è abbastanza disperato è capace di qualsiasi cosa. E questi disperati sono quelli che abbiamo combattuto qui. Immagino di sì. Ellie, secondo te una persona sana di mente potrebbe fare una cosa del genere? O perlomeno una persona totalmente sana di mente, capisci a me? Fa attenzione quando scendi. Opla. Tanto lei è leggera. Da quanto tempo è che Joel e Ellie non mangiano, tipo, e non vanno in bagno? Cioè, continuano a profusione. Manco fossero robot. Insegnateci un po'. Giù, 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 giù. Ancora. Ce ne sono altri. Bene, andiamocene. Ok. Non penso ci abbiano visto. Pare di no. Spero di no, perlomeno. Ecco il nostro punto. Siamo un po' più vicini. Penso. Più o meno. Continuiamo a muoverci, forza. Allora, qua l'acqua ovviamente non è troppo profonda, per cui Ellie non dovrebbe avere alcun tipo di problema ad attraversare sto posto, vista la signorina. Posso saltare così lontano? Oh, cazzo, ecco. Se mi fai salire, posso spostare quell'asse. Non ti preoccupare. Come al solito, le gatte da pelare sono le mie. Non c'è alcun Aspetta tipo qui. Di problema.
Guardo dove va a finire. Ecco la piattaforma che ci serve. Benissimo, perché dicevo, la signorina non solo non sa fischiare, non sa manco nuotare. Giustamente, vabbè che comunque in questo mondo di merda, in che occasione poteva imparare a nuotare? Che dio. Sì, lo sto dicendo tipo da mezz'ora che siamo nell'inferno, proprio sceso, cioè l'inferno in terra praticamente. Altro è Belzebù e tutto il resto appresso. Dai, lascia perdere. Andiamo attraverso l'hotel. Ok. Bene. Adesso Ellie, reggiti per carità. E ecco fatto. Aspetta, è qua che la devo mettere, vero? Sì. Ottimo. Posso salire io adesso qua sopra? Spero di sì. Come hanno fatto loro. Esatto. Ellie, scattante, bella. Forza, che l'abbiamo tutto il giorno. Della. Va bene. Ora devi solo trovare il modo di salire. Detto niente, eh. A te sempre la vita facile. Salirò da qua. Non spero di non fare incontri indesiderati. Ma dovrei poter salire da qui. Intanto guardiamo un attimino. Che puzza qui dentro. Già, il legno. Ma cosa ti aspetti? Rose e fiori. Frequentavi spesso le caffetterie? Sì. Molto spesso. Un po' come tutti gli esseri umani solitamente. Beh, soprattutto gli americani. Solo caffè. Caffè nero? Il caffè americano, quello da 2 litri? Una tazza è composta da 2 litri di caffè, lo chiamano caffè. Ok, Forzelli, spostati. Stiamo per scoprirlo. Che gioia. Tanto per cambiare, come sempre. Via. Via libera, Ellie, scendi. C'eri mai stato in un posto così? Prima che andasse tutto in malora. Joel non risponde. No. Ah, troppo ok, sì. Per uno come me. Doveva essere un bel posto. Io ero un pochettino più terra terra, diciamo così, un pochettino più cafonazzo, quindi non frequentavo posti del genere. Qua c'è una cosa che posso raccogliere. No, è troppo in alto. Vediamo cosa troviamo. Tu non ti preoccupa, fa a zio Joel, ok? Che tu non capisci una mazza, Ellie. Ci dovrà essere un'altra strada. Probabilmente attraverso... No, gli ascensori qua, figurate, ve sono bloccati. Probabilmente si potrà salire da qui in qualche modo. Altra robetta, altra robetta, altra robetta. Questa è chiusa. Mi manca il caffè. Soprattutto se era abituato tipo a berselo tutti i santissimi giorni. Oh, qua c'è una scala. Ottimo, ottimo. Dove la piazziamo la scala? Di qua? Immagino di sì. La ringhiera è rotta, quindi proprio grandissimo indizio del tipo con le frecce luminescenti che ti dicono la devi piazza qua la scala. Ottimo. Vieni Ellie, porta i tuoi chiappetti rinsecchite qua. Sali. Su come al solito. Ok ragazzi, allora io direi che per oggi abbiamo sofferto abbastanza, quindi chiaramente salvo qui la partita. È stato alquanto faticoso, ma in ogni caso comunque la storia ragazzi veramente vale la pena, quindi nervosismo a parte, non vedo l'ora di continuarlo chiaramente. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!